Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con la nostra informazione che comincia portandovi a Domodossola, dove questa sera cala il sipario sull'edizione 2022 di Domosofia, il Festival delle Idee e dei Saperi, che nella giornata di sabato è stata dedicata alla scienza. A Domosofia 2022 anche Andrea Accomazzo. A cosa state lavorando al momento? Ma il programma di esplorazione del sistema solare, la parte di cui mi occupo io, prevede diversi progetti. Quest'anno purtroppo avremmo dovuto lanciare il rover di ExoMars, purtroppo una collaborazione con i russi che è stata interrotta per le ovvie vicende politiche. Stiamo lavorando a una missione per esplorare le lune di Giove, la lanceremo se tutto va bene ad aprile del 2023 per arrivare a Giove nel 2031. Stiamo preparando ulteriori passi nell'esplorazione di Marte, recuperare questo rover che abbiamo pronto e lavorare soprattutto a riportare campioni di suolo marziano a terra nei primi anni 30. Una novità, una sfida invece in questo campo al giorno d'oggi? Ma ovviamente adesso il progetto forse più ambizioso e anche più stimolante sempre nel campo dell'esplorazione, direi che è l'esplorazione lunare. Sta ritornando in voga, ci sono dei progetti estremamente interessanti, si vogliono riportare gli astronauti sulla superficie lunare per continuare un'esplorazione che in fondo non si è mai fermata e per riprendere il viaggio verso destinazioni ancora più lontane. Invece, come è nato questo vostro percorso nello studio del sistema solare? Da bambini, come ti immaginavi? Ma da bambino sono sempre stato affascinato dalla tecnica, dalla tecnologia. Ci sono stati momenti in cui mi sarebbe piaciuto fare architettura, ho voluto provare a fare il pilota militare, poi ho cambiato idea, ho fatto ingegneria, ma lo spazio è sempre dove ho guardato, ho sempre ammirato tanto la Luna. Mi piacerebbe tantissimo andare sulla Luna, poter vedere il nostro pianeta da una distanza ragguardevole, e quindi un po' questa è la passione che è sempre stata dentro di me e mi ha portato ovviamente, fortunatamente, anche con anche tanta fortuna, a lavorare in questo ambito. E rimaniamo in Ossola per portarvi ad una festa tornata dopo 2 anni di stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria. Parliamo della sagra del fungo di Trontano, ebbene particolarmente apprezzato nell'ambito di questo evento, lo stand dedicato ai funghi. Sentiamo come sta andando la stagione. Diciamo che la stagione non si mette molto bene perché purtroppo con l'estate che c'è stata, la siccità e automaticamente sappiamo tutti che i funghi hanno bisogno di caldo ma anche di umidità e automaticamente sarà molto difficile che ci saranno delle forti buttate di funghi. Usciranno funghi a macchia di leopardo, magari in alcune zone ci sarà l'abbondanza, in altre ci sarà la miseria. Invece qualche accorgimento per i nostri amici che vogliono avventurarsi alla ricerca di funghi? Andare a raccogliere soprattutto funghi che si conoscono, parlo di porcini, gallinacci, altri funghi che non si conoscono, evitare di raccoglierli, oppure raccoglierli correttamente e portarli nei centri a far controllare, nelle ASL oppure ai gruppi micologici come il nostro, e ci sono un po' tutti sparsi in tutto il territorio nazionale. Naturalmente con prudenza e soprattutto essere attrezzati. Beh, la prudenza fa parte di anche uno che va a fare un'escursione in montagna. Scarponi, bastone, coltellino se serve, eventualmente cestino per la raccolta dei funghi e non contenitori, sacchetti di plastica, piuttosto che perché i funghi si deteriorano in maniera veloce. Ora sì, è tempo di sport, allora la linea va al nostro Daniele Piovera. Grazie, grazie Adela Alinea, tante notizie, tante immagini. Apriamo con il ciclismo, con il settimo posto di Filippo Ganna nella cronometro mondiale, dunque non è riuscito a conquistare un altro titolo, iridato il campione di Vignone. Per quanto riguarda il calcio, vi posso dire che la Novara ha pareggiato nel turno giocato ieri in Lega Pro, così come la Pro Vercelli. Andiamo subito dunque a vedere i risultati del girone A di Serie D. Anche qui si sono giocati diversi anticipi. Sabato Vado Pondonas 2-0, Bra Castanese 0-1, Casale Fossano 1-0, Chieri Borgosesia 0-1, Fezzanese Asti 1-2, Gozzano Chisola 2-0, Legnano Sarremese 1-2, Ligorna Castellantese 1-2, Sestri Pinerolo 3-1, Stresa Vergante d'Ertona 2-2. Classifica con una squadra in vetta a punteggio pieno, la Sarremese a 9, le nostre Gozzano è
quarto a 6 punti, poi il Borgosesia è sesto a quota 5, lo Stresa Vergante sale a quota 2 con il pareggio di ieri con il Dertona. Andiamo a vedere dunque la prima partita, la vittoria 2-0 della Gozzano. Seconda vittoria consecutiva per il Gozzano che al D'Albertas supera per 2-0 il Chisola. Il primo sussulto del match al secondo da Spoto Ariz che calcia alle stelle. Ospiti ancora in avanti e sempre con il tandem Spoto Ariz. La conclusione di testa di quest'ultimo è facile presa di Vagge. Si rende pericoloso d'azione in calcio d'angolo il Gozzano. Il tiro di Mazzotti è controllato a terra da Papovici. Occasione clamorosa per gli ospiti al ventesimo. Vagge si dimostra uno dei migliori portieri della categoria e con i piedi respinge la botta a colpo sicuro di Garsetti. Un minuto dopo il portiere del Gozzano continua il suo show personale respingendo il tiro di Viano ben indirizzato sul proprio primo palo. Al 40esimo il Gozzano passa in vantaggio, lancio col contagiri di Ciccagna per Vono che controlla, entra in area e supera con un preciso tiro Papovici. Immediata la reazione del Chisola, il solito Vagge salva il risultato. In chiusura di tempo ci prova ancora Vono, palla sul fondo nella ripresa al quarto, angolo di Vono dalla testa. Ciccagna svetta ma manda il pallone alto sopra la traversa. Al 22esimo telefonata di Menon, Vagge blocca senza problemi. Bella azione corale del Gozzano, la conclusione finale di San Giorgio, la parata in due tempi di Papovici. Alla mezz'ora, pennati dal limite, il portiere ospite si distende e mette in corner. Spingono i ragazzi di Schettino, angolo di Rao, testa di Dalmasso, ottimo il riflesso di Papovici che devia in calcio d'angolo. Il gol del raddoppio nell'aria e arriva puntuale al minuto numero 36 della ripresa. Colpo da biliardo di Montalbano che prima accarezza il palo e poi spedisce il pallone in rete per il definitivo 2-0. 4 gol, 2 per parte, 2-2 tra Stresa e Dertona. Per 75 minuti lo Stresa Vergante culla il sogno di una vittoria di prestigio contro una delle big del campionato, il Dertona. Al Forlano poi però termina 2-2, un punto meritatissimo per la squadra di casa che lascia il campo sicuramente con qualche rammarico. La cronaca del match al decimo, colpo di testa di Gomez, palla termina alta. Al 17esimo l'1-0 dello Stresa, lancio millimetrico di Colantonio Grechi a tu per tu con il portiere del Dertona, Edo non sbaglia e firma l'1-0 al 20esimo. Ripartenza micidiale dei Borromaici, ancora Grechi, il suo sinistro a giro chiama in causa il portiere ospite che salva tutto. Al 23esimo però il raddoppio si materializza, gran palla, gran cambio campo da parte di Pisanello a pescare l'inserimento di Cento che dal cuore dell'area trova l'angolino basso per il 2-0. Al 41esimo Barranco di testa sfiora il tris, alza sopra la traversa ancora Edo nella ripresa. Al 13esimo ci prova ancora Barranco da fuori area, la palla termina a lato di circa mezzo metro. Al 22esimo colpo di testa, anzi di nuca di Trevisiol, palla a lato. Al 27esimo la prodezza di Coccolo che riapre la contesa, girata perfetta di sinistro, gol del 2-1. E così al 41esimo, dopo un calcio di punizione molto contestato dallo Stresa, davvero ottima direzione di gara di Rodighiero di Vicenza, forse questo è l'unico vero errore del match. Comunque calcio di punizione per il Dertona, se ne incarica Cico che mette la palla proprio sulla testa del centravanti Gomez, 2-2 in pieno recupero, ci prova Petkovic da fuori area, Edo si rifugia in calcio d'angolo. Risultati classifica di eccellenza, seconda giornata, l'Accademia batte 4-1 l'Alpignano, il Venaria vince 2-0 sul campo della Licese, Biellese però Eureka 1-1, Borgaro Baveno 6-1 con il Baveno in 10 dopo pochi minuti, Briga Verbania 1-1, Settimo Legio 3-1, RG Ticino Greville 2-1, Volpiano Cossato 2-3, classifica, due squadre a punteggio pieno, sono il Settimo e l'RG Ticino con 6 punti, Borgaro Accademia, Venaria e Cossato 4, Volpiano, Alpignano a 3, Biellese, Verbania 2, Briga, Oleggio, Alicese e Pro Eureka 1, Agreville e Baveno 0 punti. Andiamo a vedere la vittoria larga 4-1 dell'Accademia Borgomanero. L'Accademia Borgomanero riesce a dare continuità alla bella prova vista domenica scorsa con l'Oleggio e si impone per 4-1 contro la neopromossa Alpignano. Dopo il doveroso minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione nelle Marche, la società ha premiato Marcello De Bei per la 150esima presenza registrata
nella gara con l'Oleggio. Pronti via l'Accademia, passa, calcio d'angolo dalla destra, palla sul secondo palo dove tutto solo stacca latta, Dinaro è sulla traiettoria ma non trattiene e la palla si insacca. Gli ospiti subiscono il contraccolpo psicologico e cadono già al quinto un'altra volta. Ingenuità della retroguardia, ospite in uscita, Poletti ruba palla sulla tre quarti e si presenta tu per tu con Dinaro, appena dentro l'area, tiro angolato e palla che si insacca. L'Alpignano si fa vedere al quindicesimo, calcio di punizione dal limite per Di Fiore, facile preda di Salina. Al trentesimo i gol dell'Accademia diventano tre. Cambio di gioco dalla destra per De Bey che dal vertice opposto entra in area, si defila e nonostante la posizione non felice fa partire un tiro che si insacca all'incrocio lontano, un bel modo per festeggiare le 150 maglie rosso-blu. La partita potrebbe riaprirsi all'ultimo minuto di tempo, al 45esimo palla in area di rigore per Masante che anticipa tutti e da dentro l'area piccola insacca. Nella ripresa parte forte l'Alpignano al 27esimo palla in area di rigore per il neo entrato Panetto, ottimo il controllo e il dribbling a liberarsi, da dimenticare la conclusione da buona posizione che termina alla stella. La partita però si chiude al trentesimo, bella giocata di Di Cesare che al limite dell'area serve un pallone delizioso per il neo acquisto dell'Accademia Orlando che si invola in area di rigore a tu per tu con il portiere, fa un pallonetto delizioso che si insacca nell'angolo lontano. L'Alpignano ci prova ancora al 39esimo con un cross dalla destra per lo stacco di Panetta, con la punta delle dita però Salina la toglie dall'angolino. L'Accademia chiude in avanti e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Legnani entra in area, doppio dribbling e conclusione però alle stelle. L'Accademia riparte così con una vittoria nel campionato di eccellenza. Pareggio invece a Briga, 1-1 tra Briga e Vervagna. Si conclude in pareggio la prima partita casalinga del Briga, che impatta in casa per 1-1 contro un Vervagna mai domo. All'ottavo minuto di gioco il Briga reclama un rigore. Si incrociano in area le traiettorie di due giocatori, ma l'arbitro decide di non concedere la massima punizione. La partita fatica a ingranare. Al 23esimo è il Vervagna a farsi vedere in avanti. Rimessa di Sestino a centro area, su cui nessuno riesce a trovare una deviazione vincente. Al 41esimo, occasione Briga. Palla squadellata al centro dalla destra, con il Briga che arriva alla conclusione, murata però dalla difesa del Vervagna. La ripresa si apre con un'altra palla gol per il Briga. All'ottavo minuto, azione insistita e conclusione dal limite dell'area che sfiora l'incrocio dei pali. Al 20esimo il Briga passa in vantaggio, palla scodellata al centro da destra, arriva Margarola rimorchio e punisce il Vervagna con il più classico gol dell'ex. Al 30esimo è ancora il Briga a rendersi pericoloso, dopo una serie di rimpalli in area l'azione si conclude con una girata sul fondo. Il Vervagna trova il pareggio al 38esimo minuto, palla scodellata al centro da Tittamanti su calcio di punizione e rete di D'Imperio con una bellissima girata al volo. Anche l'ultima occasione della partita è di marca biancocerchiata. La rovesciata di D'Imperio è però deviata in angolo dal portiere di casa. La partita si conclude così sul risultato di 1-1. Punteggio pieno in vetta per la RG Ticino, la grande favorita del campionato, 2-1 contro la Greville. Buona la prima in casa per l'RG Ticino che supera 2-1 l'Aigreville grazie alle reti di Colombo e Berberi e rimane a punteggio pieno in campionato dopo due giornate. Il primo squillo della partita è per gli ospiti al quarto minuto con Dainè che calcia dal limite, Tamma in tuffo ci arriva ed è via in angolo. Sono però proprio i padroni di casa a trovare il vantaggio al nono, imbucata in area di Ba che pesca Colombo, l'attaccante aggancia il pallone e da pochi passi con il destro infila in rete per l'1-0. Poco prima della mezz'ora, Hervé Favre, disturbato da Ba, ci prova con una conclusione da fuori, ma Tamma è attento e mette in angolo. Sul contrasto, il difensore dell'Aigreville rimane a terra, scatenando le proteste dei suoi, e l'arbitro espelle Jean-Marc Favre dalla panchina. Al 35esimo, ancora pericolosi gli uomini di Pasteris, con Dainè che sfiora la rete del pari. Nel finale di primo tempo, al 44esimo, Bonomo ci prova da calcio di punizione, ma non trova lo specchio della porta. Si va al riposo sull'1-0. Nella ripresa, l'RG Ticino trova subito il raddoppio all'ottavo. Vassallo viene messo giù in area e guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Berberi che trasforma e fa 2-0. Poco più tardi, all'11esimo, si fa rivedere l'Aigreville con la conclusione da fuori di Bidese sulla quale Tamma si fa trovare pronto. Al 21esimo ancora Tamma è bravo a smanacciare su una punizione di Bonomo. Gli ospiti trovano però il gol che accorcia le distanze al 32esimo, dopo un'azione confusa in area rifinita di testa da Sterrantino che firma il 2-1.
Nel recupero Tamma respinge il tiro da fuori di Castagna salvando il risultato. Subito dopo si genera un parapiglia e viene espulso Hervé Favre. L'RG Ticino resiste fino alla fine e con i denti conquista i tre punti. RG Ticino che dovrebbe prendere l'ex Verbania in porta. Giovanni Russo, risultati classifica nel campionato di promozione. Anche qui seconda giornata, vola l'Arona 4-0 al Valduggio, Pro Novara, Fulgor Ronco Valdengo 5-1, Bulle Benizzago di Furvarallo 3-0, Vigliano Bianzè in corso, Feriolo, Sparta Novara 2-2, Trino, Juve Domo 4-0, Omegna Ceversama 0-2, Pieri Mulera Chiavazzese 0-0. Classifica in vetta Bulle Benizzago, Trino e Arona con 6 punti, Pieri Mulera, Pro Novara 4, Ceversama, Furvarallo, Valduggia 3, Chiavazzese 2, Bianzè, Sparta, Omegna, Feriolo 1, Vigliano, Fulgor Ronco Valdengo e Juve Domo 0 punti. Ripeto che ci sono però una partita ancora in corso, la prima partita che facciamo vedere di promozione, Piedi Mulera, Chiavazzese 0-0. La partita tra Piedi Mulera e Chiavazzese termina 0-0. Al termine dei 90 minuti, infatti, le reti rimangono inviolate. Da segnalare, prima dell'avvio della gara, il minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione avvenuta nelle Marche. La cronaca. Buon avvio dei ragazzi di Mister Ariezzo che al quarto tentano di sorprendere la difesa di casa, ma Rogora e Maini si fanno trovare pronti sul passaggio filtrante di Botalla per Brando. Al quindicesimo lo stesso Brando viene pescato in profondità da Damas Lopez, ma tu per tu con Angelucci calcia a lato di un soffio. I gialloblu trovano la quadra e nei minuti successivi Martelli crea pericoli nella retroguardia ospite. Al diciassettesimo il cioccolatino di De Giuli dalla sinistra viene intercettato da Vercellinato, che sottoporta salva. Al ventiseiesimo 1-2 tra Rossi e Martelli, la conclusione del numero 9 Ossolano termina di poco alta. Al trentunesimo Della Vedova galoppa sulla fascia destra e appoggia dalla parte opposta per Martelli. Il suo tiro a giro è ancora di poco alto sopra la traversa. Occasione sfumata per il Piedi Mulera al trentaseiesimo. Di Domenico batte corto una punizione dalla sinistra. De Giuli va sul fondo e serve al centro una palla d'oro, ma nessuna maglia gialla ci mette il piede e la sfera attraversa tutto lo specchio. Sul fronte opposto al trentanovesimo ci prova Damas Lopez. Il suo tiro da fuori area è preda dell'attento Angelucci. Il secondo tempo è privo di occasioni degne di nota. La partita viene condizionata dal forte vento e le due compagini fanno fatica a tessere delle trame di gioco che potessero realmente impensierire l'avversario. Il Piedi Mulera arriva più volte in area, ma la retroguardia ospite si chiude e mura gli attaccanti. I biellesi invece ci provano con palle alte e tentano di sfruttare i corner. I difensori di casa non concedono però spazi. Negli ultimi 5 minuti le occasioni più salienti. Al 44esimo ingenuità di Angelucci, che non si accorge di essere fuori area e colpisce con i pugni. Il direttore di gara assegna il fallo ai biellesi ed espelle il portiere Ossolano. Sulla punizione susseguente di Damas Lopez, Rogora devia. Al 48esimo il neoentrato Ceschi fa partire un gran tiro da fuori area. Lancini non trattiene ma si rialza subito e abbassa la saracinesca sul tapin di Della Vedova. L'ultimo brivido si registra al 49esimo. Moretti vince un contrasto, scambia con Sgaria e da posizione defilata sfiora il palo. Termina così 0-0 tra Piedi Mulera e Chiavazzese. Perde invece l'Omegna 2-0 a Liberazione con il Ceversama Biella. Vittoria all'inglese per il Ceversama Biella che con un gol per tempo passa 2-0 alla Liberazione, una partita in cui l'Omegna avrebbe potuto segnare sul calcio di rigore parato dall'estremo difensore ospite, l'episodio chiave probabilmente del match. La cronaca, dopo 6 minuti Ndiaye sugli sviluppi di una palla inattiva crea apprensione per la difesa dell'Omegna al 17esimo. Progni si distreggia bene in area, calcia sul primo palo, attento Nelva Pasquale che si rifugia in calcio d'angolo dalla bandierina. Poi il colpo di testa di Cabrini, questa volta è spettacolare l'intervento del portiere del Ceversama a preservare lo 0-0. Al 27esimo una palla buona ce l'ha in Gignoli che però Cincischia non riesce a trovare il tempo giusto per la conclusione da ottima posizione. Al 30esimo fallo di mano di Ndiaye sul tiro di Montani, calcio di rigore ineccepibile dal dischetto, si presenta De Ponti che prende una lunga rincorsa, la sua conclusione però è debole e centrale.
addirittura bloccata da Nelva Pasquale al 32esimo, cross di Gaio Romussi, si divora la palla dello 0-1, al 41esimo però il Ceversama va in avvantaggio, calcio di punizione dalla tre quarti di Gaio che passa in mezzo a una selva di gambe, non la tocca nessuno, la palla finisce nell'angolino basso dove Borella non può arrivare nel secondo tempo. Dopo 3 minuti, bello scambio, Progni Ingegnoli, ancora Nelva Pasquale, decisivo nella circostanza. Al sesto il Ceversama trova il raddoppio, contropiede fulmineo, Romussi è bravissimo con un esterno destro a fare secco Borella e a portare i suoi sul doppio vantaggio. Al 21esimo ci prova Pastorelli da lontano, questa volta Nelva Pasquale non è perfetto stilisticamente, viene però aiutato dal palo e la palla termina in calcio d'angolo. Al 30esimo c'è un gol annullato all'Omegna per una posizione di offside, nel finale espulsione per Ciraulo, il Ceversama termina in 10 ma conserva il 2-0. 2-2 invece alla Galli tra Feriolo e Sparta Novara. Secondo match del campionato di promozione per questo girone A, Feriolo Calcio contro Sparta Novara, una sfida agghiacciante dove da una parte abbiamo il Feriolo che scende in campo con un suo classico schema 4-3-3 che anche se nella prima non gli è stata favorevole, oggi scende in campo con le idee molto chiare visto l'ultima vittoria nei 32esimi di ritorno di Coppa Italia per 2-0 contro la corazzata dell'Omegna, e dall'altro uno Sparta Novara che si trova a militare fuori casa ma sicuramente dopo il rammarico di 3 punti persi nella prima contro la neoretrocessa Trino vuole sicuramente dare da filo da torcere ai padroni di casa. Al primo minuto il Feriolo si fa subito minaccioso, Kerchi va al corner, cerca il gol Ado ma l'azione termina con nulla di fatto. Al 20esimo minuto Annibale degli ospiti prova il tiro da dentro l'area ma Boat non si fa cogliere, impreparato, intercetta tempestivamente. Al 27esimo minuto Ado sigla il gol per il Feriolo poiché dalla sinistra insacca la palla in rete, risultato 1-0. Passano solo 10 minuti e il Feriolo tenta il raddoppio con Paganini che su assist di Ado prova a sfondare lo specchio della porta avversaria ma l'azione viene respinta da un super intervento di Zanotti che respinge questa palla pericolosa. Al 44esimo minuto sfuma il gol la squadra allenata da Martelli, con un tiro dalla distanza prova a bucare lo specchio della porta avversaria ma con una parata da Manuale Boato gli manda in fumo questa occasione di segnare. Passiamo adesso alla ripresa. Al secondo minuto Archita ha fame di segnare, prova a bucare lo specchio della porta ma Zanotti respinge. Al quarto minuto Yebo, appena entrato in campo al posto di Mazzara, fa subito assist da assist per Sardo che sigla il gol del pareggio. Passiamo a 1-1 il risultato. All'ottavo minuto Yebo serve il pallone a Garda che sigla il gol del vantaggio sui padroni di casa. E al 18esimo minuto Yeboah manca un'occasione clamorosa di segnare poiché davanti alla porta calcia una palla troppo debole e non finalizza. Al 20esimo minuto Gite con un cross dalla sinistra spedisce il pallone in direzione di porta e Ado con una deviazione di testa sigla il gol del 2-2. Al 23esimo minuto abbiamo una vera e propria illusione del gol per i padroni di casa del Feriolo, il gol di Ado viene annullato per fuorigioco. Adesso passiamo al 37esimo minuto, lo Sparta Novara sfuma il vantaggio con Boscolo che prova a bucare lo specchio della porta con una pallonata ma Boato si tuffa tempestivamente su questa palla ostica. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre di portare a casa insomma la vittoria, la partita si conclude con un ottimo punto conquistato da ambe le parti. Chiudiamo con il calcio prima categoria, risultati e classifica: Borgo Lavezzaro Unio Novara 1-1, Vogogna Agrano 4-1, Cameri Comignago 5-3, Cannobiese Crevolese 3-1, Gravellona San Pietro Virtus Villa 1-4, Navasese Fomarco 2-1, 3-3 tra Pernatese e Trecato, Varzese Momo 4-0. Classifica: Vogogna, Cannobiese e Navasese in vetta con 6 punti. Via via tutte le altre. Il basket ora con la Paffoni. Vincerignano che dunque sfiderà martedì al Pallaborsani di Castellanza nei quarti di finale di Supercoppa la Libertas Livorno. La 3G Electronics di coach Eli Antonio si è imposta al Pallabattisti di un solo punto, 69-68, contro una Paffoni che ha fallito il tiro della vittoria sulla Sirena con Piccarelli. Una partita che è stata sostanzialmente equilibrata per quasi tutto il match, dopo la fiammata iniziale infatti dei Lombardi sul 13-4. Da lì in avanti, con la reazione targata Minoli MVP per la Paffoni, è stata, dicevamo, grande battaglia tra le due squadre. Omegna è risalita fino al meno 5 del primo riposo, poi ha messo la freccia con i canestri di Markovic, Marini e di Torgano. Finale di secondo quarto ancora all'insegno dell'equilibrio, anche se Antelli ha provato
a mettere la freccia con 5 punti di vantaggio per la Pafoni sul 34-29, poi Drocker, un antisportivo ritorgano e nell'intervallo 38-37 per i rossoverdi. Si riparte con un break di 8-0 degli ospiti che si portano su 47-40, contro break però di Omegna di 8-0 con le triple di Minoli e Torgano per il 48-47 rossoverde. Mazzantini è sicuramente l'uomo in più della squadra ospite insieme a Terenzi, nuovo vantaggio 54-58 che diventa 54-61 con le due triple dell'ex piombino a cavallo di terzo ed ultimo periodo. Poi un antisportivo a Leardini, il canestro della lunga distanza di Piccarelli, il canestro in penetrazione di Minoli per il 60-61. Si riapre nuovamente tutto, ma Terenzi con un gioco da tre punti e una tripla ricaccia Omegna indietro di 6 punti su 67-61. Minoli è l'ultimo a mollare, si arriva in un finale davvero convulso con Mazzantini che mette il più 3, Minoli il meno 1, Mazzantini sbaglia dalla lunetta 0-2, Piccarelli avrebbe la palla per vincere e consegnare la sfida contro Livorno alla Pafoni, la sbaglia e vince dunque Legnano 69-68. Noi chiudiamo la linea, può tornare a Ragazze Varan. È veramente tutto per questa edizione del giornale, grazie per essere stati con noi, come sempre gli aggiornamenti sul sito, sui social, grazie e buon proseguimento di serata.